Avvocato Vitale, nell'ascoltare questa conferenza stampa si è avuta l'impressione che a un certo punto dalla struttura penitenziaria ci sia stato un teorema. Lui finge anoressico e quindi, oppure vuole uscire perché, cioè vuole dimagrire perché vuole uscire. Ma di questo teorema alla fine Antonio è morto. Sicuramente questo teorema c'è stato e in realtà ce n'è traccia anche abbastanza evidente negli atti perché anche parte del personale sanitario riferiva, e lo stesso direttore del carcere, se non erro, riferivano, ma in realtà è lui che spera dimagrendo, di poter uscire, insomma, di essere messo alla porta del carcere. Quello che mi chiedo è, che ci chiediamo, e se anche fosse, e se anche una persona, lui non ha mai fatto lo sciopero della fame, ma appunto gli stessi atti ci dicono che ad un certo punto non riusciva più a nutrirsi, non riusciva più ad alimentarsi, ma se anche fosse stato uno sciopero della fame, se anche una persona avesse deliberatamente deciso, e ripeto non è il caso, ma se avesse deliberatamente deciso di non nutrirsi, sperando che questo potesse servirgli, cambierebbe qualcosa? Non ci sarebbe comunque un obbligo di garanzia da parte dello Stato? Lo Stato non dovrebbe comunque intervenire per impedire che questa condotta autolesionistica, porti ad un evento, letale? Ripeto, non c'è stata una condotta autolesionistica, ma se anche fosse stato vero, sicuramente non sarebbe stato sufficiente per dire, vabbè, se vuole morire muoia, perché questo sarebbe, l'unica alternativa. Come dire, ma se vedo una persona che in una cella sta, legando una corda a una trave con un cappio, e pazienza, si vede che vuole farci qualcosa di quella corda. Non può essere, non può essere così. Qualunque sia il motivo per cui c'è quella corda, bisogna impedire che quella corda gli faccia del male. Cosa farete adesso dal punto di vista legale? Noi abbiamo fatto opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, verrà fissata un'udienza, speriamo che in questa udienza il giudice per le indagini preliminari accolga le nostre richieste, le nostre istanze, quindi dica che questo procedimento non può finire così e deve andare avanti, che deve essere fatto un processo. Grazie, avvocato.